Ciao, sono di nuovo Aris. In questo video vediamo come accedere a Power Apps. Per accedere a Power Apps è molto semplice, si può partire dalla pagina principale di Office 365 e se tra le diverse applicazioni della pagina 365 non trovi Power Apps, vai su Esplora tutte le app, scorri fino a Power Apps. Se qui non trovi Power Apps, potresti dover chiedere all'IT della tua azienda di attivarti una licenza. Un altro modo di accedere a Power Apps, ed è a volte più comodo, è tramite la pagina principale di Power Apps, che è powerapps.com che riporta questa pagina, oppure powerapps.microsoft.com. A questa pagina si può cliccare su Accedi e inserire le credenziali e se la tua azienda non ha Office 365 e vuoi comunque provare le potenzialità di Power Apps, potresti registrarti gratuitamente, la prova è di un mese, ma qui ricordati che dovresti inserire una mail aziendale perché le mail personali non sono ammesse. Chiudo, accedo quindi a Power Apps, inserisco una delle mie credenziali, si apre quindi la piattaforma di Power Apps. Un'interfaccia molto semplice. Su questo pulsante in alto a sinistra puoi cliccarvi per accedere ad altre applicazioni di Microsoft. Qui in alto a destra hai diversi ambienti e a questo livello si può pensare ad ambiente come un contenitore di varie applicazioni che andiamo a creare. Qui ci sono i parametri a cui possiamo fare accesso. E a questa pagina principale, qui siamo sulla home e qui posso espandere oppure comprimere questa barra di menu verticale. Su questa pagina principale abbiamo Crea app personalizzata e abbiamo due stili di app che possiamo creare. Nei prossimi video mi focalizzerò più sulle app canvas da modello vuoto. Questo è un altro stile che permette di creare con Power Apps un sistema di database abbastanza complesso e sofisticato. Oltre a questi due stili, si può creare un'app partendo dai dati e si possono esplorare un'ampia selezione di modelli che sono già prefatti ed è come in PowerPoint piuttosto che in Excel. Dai modelli si può con poca fatica avere degli applicativi che funzionano a meraviglia. A informazioni ci sono dei diversi collegamenti che portano a risorse per sapere come funziona Power Apps. Quando vado a Apps, qui posso vedere le app recenti che ho creato oppure le app che sono state condivise con me dagli altri utenti della mia organizzazione. Se vado qui e cambio ad esempio ambiente, vedrò che vado di nuovo ad App. Qui vedrò che ho diverse app che sono presenti in questo ambiente, mentre nel default non ho nessuna app. Quando vado in Crea, ho una schermata che è simile alla schermata della home, dove ho i modelli e posso anche cercare per ufficio. Qui ho dati che servono sostanzialmente questi. Questo menu dati serve sostanzialmente per creare delle app per lo stile di app basata su modello da modello vuoto e in più possiamo creare delle logiche di automazione con la logica di business e qui si utilizza Microsoft Flow, dove possiamo ad esempio inserire delle logiche come per esempio se uno inserisce un importo di spesa maggiore di 1.000 euro, viene inviata automaticamente una mail al responsabile per richiedere un'approvazione. Questo è per quanto riguarda l'interfaccia di Power Apps. Avremo modo negli esempi successivi di prendere dimestichezza con questo strumento. Nel prossimo video andiamo ad aprire un'app e a vedere come funziona concretamente l'ambiente e di iniziare ad utilizzare qualche funzionalità per personalizzare un'app. Grazie per l'attenzione. Se il video ti è piaciuto, metti un mi piace registrati al canale. e condividi con i tuoi amici e con i tuoi colleghi. Se non ti è piaciuto, Lascia un commento e un mi piace. Perfetto.
Trova tanti altri corsi interessanti su www.macraris.it e alla prossima! Ciao!